Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proverò una maschera perché sono uscita con la mia amica Booby, Roby, RWA Jewels, insomma, se non la seguite, seguitela anche perché ha iniziato di nuovo ad aprire, cioè a caricare i video sul suo canale. Siamo andate all'OVS a fare un giro, in realtà perché in vetrina c'era in gigantografia Kendall e Kylie, infatti non so se lo sapete, hanno fatto tipo la collezione con OBS. Telefono, stai zitto. Purtroppo ancora non sono disponibili, non c'era niente. E siamo andate nel reparto beauty, abbiamo trovato questo brand di maschere che io già conoscevo ma non avevo mai provato. Forse ne ho provata una, ma non sono convinta che fosse della stessa marca, quella al cocco tutta bianca. Ma questa volta ho voluto prendere queste due maschere. Oggi in realtà proviamo solo questa qua, della marca Seventh Heaven. Non so se ve lo ricordate il telefilm, vabbè, comunque. Questa qua invece è la Red Hot Earth Sauna Mask. Se volete che provo anche questa maschera, commentando qua sotto. Se non siete ancora iscritti al mio canale, qua sotto c'è il bottone iscriviti. E grazie per essere entrate nel caso fa parte della Fair Family. Se invece siete iscritte, vi ricordo di attivare la campanella, perché in questo modo potete vedere quando carico un video, vi arriverà la notifica. Leggiamo bene. Maschera all'argilla rossa, detergere la pelle in profondità. Credo vogliano dire deterge la pelle in profondità, però vabbè, traduzioni in modalità siti cinesi. Detergere la pelle in profondità con una ricca maschera all'argilla rossa e gelsomino pressato. Rilassatevi mentre la nostra maschera autoriscaldante apre i pori eliminando il sebo in eccesso senza seccare la vostra pelle. Perfetto, come vedete ovviamente sono truccata, quindi mi andrò a struccare e per struccarmi utilizzerò It's a Wrap di Smashbox, che è un makeup remover per i makeup waterproof. Sono un po' spaventata perché proprio c'è scritto self-hating therapy, quindi vi riscalderà il viso. In tantissimi mi state anche continuando a chiedere se a parte trucco la fronte con la frangia, e la risposta è no. Come vedete sopra sono senza make-up, non so, no, non si nota in realtà, wow. E questo vuol dire che il fondotinta è proprio del colore giusto. E poi, no, non mi si formano brufoletti per fortuna, ho la pelle molto bella sulla fronte e non c'è sebo. Col fatto che ho, non mi piace questa frase, ho la pelle secca e quindi la mia fronte non spurga sebo. Ma in queste zone ho i pori super iper dilatati. Lasciate stare questi due amici e questo nuovo amico che la settimana scorsa era di qua. Infatti sono ancora un po' arrossata. Questa volta mi è uscito di qua perché sono ancora raffreddata. Prendo i miei duschetti. Agito Air Product e inizio. Non si apre. Non farò la maschera sugli occhi, quindi faccio solo questa parte qua, dato che dopo mi dovrò ritruccare perché abbiamo gente a cena. Sono molto contenta del fatto che l'ultimo video vi stia piacendo, perché ha portato un argomento su YouTube, almeno sul mio canale, perché ci sono tante persone che fanno video in merito e vi consiglio di andare a cercare se volete saperne di più sulla questione peli, irsutismo, eccetera eccetera. E dicevo, sono contenta di aver smosso un po', perché mi sta uscendo sangue adesso, perfetto. Quindi sono contenta di aver fatto parlare un po' di voi che magari per timore, timidezza, vergogna non parlavano di questo argomento, non lo ammettevano pubblicamente e non mi aspettavo tutto questo riscontro, e sono contentissima, veramente. Grazie dei bellissimi commenti che mi avete lasciato, grazie, grazie, grazie. Mi ha fatto la ceretta in questa zona, infatti sono un po' piena di brufoletti per questo, perché i peli che avevo qua non andavano via col laser al diodo che sto facendo, dopo la sesta seduta ancora ce li avevo, non cadevano mai, quindi ho detto, senti, facciamo la ceretta, li riazzeriamo e vediamo se rifacendo sopra, ovviamente per le restanti sedute, il laser va via qualcosa. Come sempre, dopo la seconda settimana mi iniziano a cadere e ho la pelle abbastanza liscia, infatti non ho più i peli, ce li ho sempre solo in questo dannato punto che continuo a togliermi ogni giorno, cioè nel senso li tolgo con la forbice, non li tolgo con la pinzetta assolutamente, non vanno toccati più di tanto, meno li toccate meglio è, ma io facendo video e foto non mi piace vederli, quindi li tolgo. E tra una settimana mi riusciranno fuori, questo che volevo dirvi nel video, che comunque a me non vedo questi grandi effetti, risultati, proprio per questo motivo qua, perché poi dopo la terza settimana, prima di fare il laser, mi escono di nuovo. Apriamo. Tear to open, ok, fin qui tutto ok, e però non si strappa neanche dove ci sono le guide. Oh, ho appena fatto un danno. No, me l'aspettavo rossa, invece è rosa. Tutto rosa oggi, che bello. Prendiamo questo pennello da fondotinta. No, oddio, sembra la cera per le cerette. No, la cera per mangiare. Inizio a stenderla e sembra proprio la cera. Oddio, è già calda. Oh mio Dio, è già calda.
Mi sta riscaldando. Oddio, sta bruciando. Sta bruciando. Ma che cavolo? No, ragazzi, brucia. Sembra che siete veramente dentro la sauna. Cioè, non è che brucia. Dico che brucia, ma non è che è sopportabilissimo, eh. Però è stranissimo questo coso. Ma come fa? Se sapete che razza di principio attivo ha questa maschera, fatemelo sapere, perché sono curiosa. Mi sa che evito di metterla dove ho la febbre, quindi cercherò di metterla solo qui. Ragazzi, è caldissima. Il naso, che ho i pori in gigantografia, come Kendall e Kylie. Adesso mi aspetto un Photoshop su Instagram di me con i pori alla Kendall e Kylie giganti. Se vi state chiedendo l'applicazione se si può fare per due volte, secondo me no. Perché non lo so, a meno che ne stendete poche. Io però sono una che spreca molto prodotto sulle maschere, perché voglio proprio che si imbeva la pelle di queste maschere. E quindi ne metto tantissimo. Quando vado a stenderla è assurdo, sento fresco. 3 secondi dopo si riscalda. Cioè, se la lascio lì è caldissima. Levissima, purissima. Non so se la consiglierei a chi le pelli sensibili. Non lo so. Ripeto, è molto calda. Sopportabile, ma è un effetto molto strano. Sembra di avere la faccia di gomma. E sono completamente intinta con lo sfondo. Credo rimanga così e non si secchi. Rimanga tutta lucida. E non colare, perché se no t'ammazzo che mi sporchi la felpa, che ho appena lavata. Infatti ha perso anche il colore. Se vi state chiedendo la felpa di che marca è, è di Aliens Brand Real, lo trovate su Instagram. L'ho lavata con i neri, per la prima volta lo so, ho fatto una cagata. Però, non lo so, mi piace il colore che è uscito. È più violetto, però in videocamera non rende. Ho appena visto il fumo. Ragazzi, c'è il fumo! Oh mio Dio, perde fumo! No, ve lo devo riprendere. Oh mio Dio, esce il fumo dalla faccia. Vedo tutti i fili di fumo. Non so se riuscite a vedere, ma ho il fumo. Ho il fumo che esce dalla faccia. Le robe in verde, segnate in verde, sono mi prude il naso. Oddio, mi prude. Ok, così. Dio, se scotta. Comunque, queste robe in verde sono naturali, mentre quelle un po' più marroncine sono safe man made. Mi sta uscendo il fumo, perché non riuscite a vedere? Mi stanno passando davanti agli occhi. È assurdo. Però è divertente, cioè è bello soffrire. Per toglierla credo che io mi debba lavare poi la faccia. Sono un po' arrossata. Esce il fumo, è una cosa assurda. Cioè, io non ho parole. Comunque, ragazzi, sono passati 15 minuti. Adesso vado a toglierla. Ah, un po' rossina sono, eh. Esce ancora il fumo. Che cosa strana. Oh, sì, sono rossa. Però è il classico tipo rosso, che morbida, è il classico rosso da sauna, cioè non è un rosso irritato, qua è caldissima la cera, sembra cera. No, cioè io mi vedo tutti i pori, non so se riuscite a vedere tutti i pori aperti qua, dilatati, ho aperto i portelloni dei pori. E la pelle è morbidissima, è liscissima, oh mio Dio, è liscissima in questa zona. Cioè, è liscissimo ovunque, ma in questa zona di solito sento proprio i pori. Oh, che figata! Guardate che differenza qua. Sono proprio calda! Sono curiosissima di provare anche questa. Ripeto, fatemi sapere se volete anche il video su questa maschera qui, che è appunto al carbone ed è tossificante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel like, un bel pollice in su, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avete già provata, se ci sono altre maschere di questo brand, Seventh Heaven, che potrei provare, magari facciamo sempre anche qua un video, un try on, e niente, io vi mando un grosso bacio, grazie per la compagnia, ci vediamo al prossimo video, ciao!